Siamo nel campo sportivo di Valverde, dove abbiamo conosciuto la Polisportiva Valverde, la squadra di hockey che milita nel torneo di Serie 2. La stagione è ormai giunta al termine, gli obiettivi iniziali erano quelli di conquistare la massima serie, tuttavia la squadra è abbastanza soddisfatta per aver conquistato il secondo posto in classifica. Qual è la storia della Polisportiva Valverde? Nasce nell'84 quando abbiamo rilevato la tradizione dell'hockey dell'Ennag Valverde, la vecchia società di hockey a Valverde, e dall'84 abbiamo ripreso quasi per scherzo, e invece siamo ritrovati a fare per moltissimi anni la Serie A2, gli ultimi due anni due campionati di A1, quest'anno nuovamente la A2 perché vista la brutta retrocessione dell'anno scorso. Parliamo invece della Polisportiva Valverde, tu sei il portiere, un tuo parere, secondo te com'è andata la stagione? La stagione abbastanza bene, siamo una squadra un po' stretta, non siamo tanti giocatori, però credo che per ora il secondo posto è meritato, anche possiamo avere un po' di fortuna per stare primo. Avete raggiunto il secondo posto in classifica, quindi comunque siete soddisfatti? Sì, ma noi sbriamo l'altra squadra, il primo in classifica, ma non ci credo. Speriamo così, noi vogliamo, saliamo la Serie A1. Speravamo anche di andare oltre, però va bene così. L'impatto della A2, dove lo scotto della retrocessione si è sentito all'inizio, l'altra squadra, il Bondeno, è stato molto più regolare, non siamo più riusciti ad agganciarlo, sarà difficile visto che difficilmente perderanno punti nelle ultime due gare a disposizione, però siamo contenti, insomma, la squadra comunque ha risposto bene, ha fatto un buon hockey, e ripeto, contenti anche per questo discorso del settore giovanile, contenti per il campo che quasi sicuramente per la prossima stagione sarà completato. Welcome to the bright light, baby.